Dov'è? Dove stai? Da qua! Dopo la bomba arriva Marzocca! Cioè, però sei più bello dove? Avete scelto i più belli del mondo dello spettacolo. Tu sei più bello, Marco, questa è la tua canzoncina. Tra l'altro Raul non lo vedevo da un sacco di tempo. Come? Noi ci facevamo delle telefonate. Con chi? Con Raul. Quando stavamo in America, parlavamo un sacco di cose. Di che? Di tutto e di più. Stavamo là tutti e due, lui stava in America, io pure. Eravamo fuori dall'Italia, parlavamo di qualsiasi cosa. Ma stavate in America? Perché stavate in America? Io mi sono trasferito negli Stati Uniti tanti anni fa, adesso sono ritornato in Italia. Stavo in Florida, Il Covid ha sconvolto un po' le vite di tutti, come ci vedevamo immaginare. Collegati quando io stavo sulle tre, la mattina. Senti, ma questa è la tua canzone, questa è la canzone... Sì, questa è... Sì. Com'è? Questo era un bimbo che si chiamava Jordi. E da questa venne fuori poi quello che è diventato, dall'imitazione di questo bambino, di questa canzone, venne fuori il primo personaggio che portai in televisione. Certo. Io ero farmacista e mi misi all'improvviso a fare questo signore una è cosa. Un farmacista, sì. Per cui diciamo... Sono farmacista, rimango, tutta la vita rimarrò farmacista. Certamente, certo. Sì. Certo, no. E sei adesso in teatro con due... No, giorni a settimana, esattamente. Poi ne parliamo al Teatro Manzoni. Tu però diciamo sei farmacista perché diciamo famiglia fa di farmacisti anche, sì, mio padre, mio nonno non si vuole deludere, no ma io infatti mi sono iscritto all'università tardissimo, io ho fatto un po', diciamo, sono stato un po' discolo, hai provato di tutto pur di... ho fatto il disc jockey, il tecnico del suono, a doppiaggio cinematografico quando si faceva con gli anelli di pellicola e c'era il fonico che doveva bilanciare i doppiatori, quindi c'era tutto, era un mondo diverso. Questo è Michelino, facciamo in tempo a vederlo, vai. Abbiamo chiesto aiuto allora ad un piccolo amico della cui imparzialità e innocenza non possiamo dubitare. Abbiamo con noi il piccolo Michelino che ci aiuterà in questa cosa. Michelino, ciao, saluta pubblico, saluta, ecco, salutiamo. Ciao. Come ciao? Saluta, saluta come... Ciao. Ti stai improgressendo, Michelino, com'è il saluto? Il saluto? Michelino. Pisù. Mi fai molto preoccupare. Ecco, scusate, Michelino, dunque, Michelino, allora, dovrebbe averci portato i certificati elettorali del papà e della mamma. Mi fanno un esempio qui col pubblico. Mi ha portato, Michelino, fare delle cose. Ecco, che carino, che carino. Mamma, ecco, papà. Ecco. Michelino ci ha portato i certificati elettorali. Mamma. Della mamma e del papà, con i quali posso le schede. Allora. Mamma, papà. Bravo, molto bene. Ecco, che carino. Dunque, che cosa votano il papà e la mamma? Rosi Bimbi. Chi? Votano Rosi Bimbi, che carino. Rosi ecco. Bimbi. Senti, lo so. Mamma, papà. Okay. Rosi Bimbi. Lo sanno che gliel'hai presi? No. Guarda che cosa hai fatto! Criminale! E adesso lo farò con le schede! Diretta per alzare l'audience, capito? Questo era Corrado Guzzanti, faceva Emilio Fede, Tunnel. E tu facevi il mio esordio. Io prima di quello non avevo mai fatto neanche una recita parrocchiale. Per quale motivo? No, perché prima c'era la pubblicità, non si è sentito quello che dicevi, ti maltrattava per alzare l'audience. Sì, il gioco era quello, era gioco comico per lui. Quando serviva tirava fuori questo bambino da sotto la scrivania, puoi immaginare io cosa avevo a quel tempo sotto la scrivania. Io non ero mai stato né in televisione né in teatro, da nessuna parte, solo in farmacia, appunto, avevo fatto altre cose, non avevo nessuna intenzione, mi sono trovato così all'improvviso in diretta su Rai 3. Ma perché Serena e Corrado ti avevano, dove ti avevano visto? C'è tutto un discorso, l'ho raccontato anche altre volte. Ci fu un mio amico che comprò una delle prime videocamere, sai, quelle con la VHS. Devo mandare la pubblicità. Sì, e dopo te la racconto perché, Perché poi io ho fatto avanzi da assistente programmi, quindi li conosco da prima di te. Ah. Pubblicità è una lunga storia, poi ne parliamo. Eccoci qui, come Marco incontrò Dandini Guzzanti, registrarono VHS, giocavate con un amico a registrare. Poi questa cassetta fu messa in un cassetto, io lessi, stavo in farmacia a fare il turno, e c'era la Dandini Guzzanti, tutti gli autori stavano cercando per fare un programma nuovo che si sarebbe chiamato Tunnel. Io avevo questa cassetta, la portai alla redazione che stava qua, poi vicino via Piazza Mazzini. Tutti risero. E mi chiamarono, io dissi pure, boh, sarà uno scherzo, perché quando mi arrivò questo messaggio alla segreteria telefonica, c'erano ancora le segreterie telefoniche, quelle che...
Questa è la segreteria telefonica di Marco Marzocca. Esattamente. E c'era, pregati. E c'era un messaggio scritto qui, gli autori del programma Avanzi vorrebbero incontrarla perché hanno visionato il suo materiale. Io rimasi così, dico, ma ci mancherebbe. Anche perché io portai questa cassetta non con l'idea di fare questo lavoro, solo perché avevo l'intenzione di conoscerli nella mia testa, siccome mi piaceva tantissimo, io avevo seguito tutto, scusate l'interruzione, la TV delle ragazze, Avanzi 1, 2, 3, adesso tutto. Lo rivediamo Corrado, dai, un best of di Corradino Guzzanti. Ma tu l'hai fatta la versione, scusa? Marzio, ma è stata Piappecù. Ho fatto un anno scorso, ma tutti l'anno l'avevo fatto. No, Lorenzo, tu devi fare una versione al giorno, non hai capito? Ma io ho il sospetto che questo non sappia neanche le declinazioni. E sono tutte e sette, le spare le canzoni, ma te le trovo per terra, o te declini addosso, non te puoi difendere, non che sappiamo. Va bene. Ora, dica una poesia. Poesia. Scusi. Cosa fai, pazzo scienziati? Perdi tempo a mescolare i genetici. Mi fai la fragola pomodora. Ti accanisci sul melone e la melanzana. Ti attardi sull'insalata e la carota come un dio impazzito. Ma quanto lo devo aspettare questo gelato di pollo? La vita sulla terra si è evoluta piano piano. Pensate, i primi uccelli erano completamente privi di piume e alcuni erano anche privi di ali. Si trattava di animali molto sfortunati che si arrampicavano sugli alberi e si dovevano buttare, e lo sapevano benissimo che andavano a dare una facciata per terra su dove c'è la giana. Stai miagolando nel buio. Sì. Te ne vai a dentoni nel buio. Sì. Tu cerchi la risposta, ma la risposta non la devi cercare fuori. No. La risposta è dentro di te. E però è sbagliata. Ah sì, però... Avete fatto un bellissimo omaggio. Ma è sbagliata. È dentro di te, però è sbagliata. Quello è meraviglioso, il grande. Senti, ma quello. Ma tu da ragazzino comunque imitavi pure Verdone. Cioè sì, io facevo, allora, io ho avuto sempre un pochino la vocazione di far ridere a scuola i miei compagni di scuola. Ce l'avevo pure gli amici. La comitiva, le barzellette, imitazione, sì, di Verdone. Facevo le mezze. So due cervi! C'era famoso. Quando diceva, chi è? Oh, nonna! E ho detto, nonna. Facevo tutte queste cose per far ridere i compagni di scuola. E quindi non avevo però mai pensato di fare potesse l'attore. Diventare un lavoro. Sì, proprio sei felice ora? Sì, tantissimo. Più infatti, che farmacia? Sì, sì, tantissimo, anche perché è un lavoro che sicuramente è ansiogeno, perché non è che ti lascia spazi per stare tranquillo. E in questo devo dire mi ha aiutato molto mia moglie, perché io sono uno che nasce come ansioso. Tua moglie la conosci su una chat? Sì, sì, fa tutte cose strane io, ho fatto tutte cose strane. Cioè? Io mi sono messo, te l'ho detto, prima mi sono messo a lavorare, poi ho smesso di lavorare, mi sono iscritto all'università, mi sono laureato tardi perché mi sono iscritto all'università a 25 anni, mi sono laureato a 30. Ho conosciuto mia moglie, ero uno dei primi in Italia che navigava su internet, non c'erano neanche le fotografie, c'era solo il testo. Le fotografie arrivarono dopo e per vedere una fotografia sullo schermo stavi 3 ore, faceva zizin, 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 si componeva molto lentamente. E c'erano i gruppi di discussione, non esistevano neanche le chat. C'erano migliaia e migliaia in tutte le lingue di gruppi di discussione e io frequentavo alcuni gruppi di discussione che erano quelli sul turismo, perché io sono sempre stato interessato ai viaggi, mi piace moltissimo viaggiare, conoscere, esplorare. E ero interessato a Sud America, all'Asia, insomma, a vari posti, e conobbi mia moglie in uno di questi gruppi di discussione, perché lei lavorava all'ufficio turistico del comune della sua città, che è Barranquilla, lei è colombiana, quindi dall'altra parte della terra. Ma stiamo parlando di praticamente il 98-99. E poi quando vi siete visti per la prima volta? È venuta lei in Italia o sei andato tu in Colombia? Sì, è venuta lei dopo, ci ho messo quasi sei mesi, un anno, 1000 rassicurazioni, ho mandato qualsiasi cosa, pure il certificato penale, perché sennò giustamente non si fidava, dice dove vado io, dall'altra parte della terra. Ma dice che gli hai mandato la foto col bonsai. Gli ho mandato una foto col bonsai per far vedere anche che ero abbastanza alto e che avevo la possibilità, cioè avevo un ficus bonsai, mi sono messo lì vicino. E misi anche, siccome già all'epoca era un po', diciamo, calvetto, misi anche una fronda qui, che copriva la pelata. Ma non sei calvo, va bene. No, no, però sai, vedi lì c'era. Vedi, e poi carini. Ci siamo. State insieme da? Ci siamo conosciuti, lei è venuta in Italia, il giorno che è arrivata in Italia io avevo 40 di febbre, forse sarà stata per l'emozione. Sicuro. E una tonsillite che non riuscivo a parlare. E quindi? Andai a prenderla con i sudori freddi sotto tachipirina all'aeroporto e lei avevamo l'accordo che sarebbe andata
stata in albergo, chiaramente, ha detto: io vengo, non è che venga a dormire a casa tua, chi ti conosce? E invece si impietosì, venne a casa mia e mi fece da infermiera. I primi 5 giorni mi fece da infermiera. Guarda che è stata la tua salvezza, perché sì, noi donne, se possiamo fare le infermiere... È lì che ho conquistato nostro, il suo cuore. Siamo là, il nostro, esatto, Gigi Proietti, perché anche con Proietti hai lavorato. Gigi. Cuore. Cuore, sì. Calla. Oddio, questa è la fila dell'ufficio immigrazione. L'ultimo girone dell'inferno. Morta, che facciamo? Torniamo domani? Tu che hai da fare oggi? Io? Io lo so quello che devo fare. Tieni. Qui c'è l'elenco di tutti gli immigrati ospiti del CIE. L'hanno controllata, può darsi che qualcuno sia rimasto a Roma. Kunjanga Bienbe. Beh, può darsi che questo Bienbe sia rimasto a Roma. Dai, su. Ma come cavolo faccio? Io non li so neanche pronunciare questi, dai. Ma ti pare che adesso vado in ufficio e dico a Maddalena, che è il nostro vice direttore, e gli vado a dire Umberto, se si rifiuta perché non li sa pronunciare. Pare brutto. È brutto. Se incontri questo B&B, saluta da parte mia. Te saluta Bruno. Sì. Ciao. Buongiorno. Quanto tempo è che aspetta lei? Un'ora. Sì. Siete davvero diventati grandi amici con Gigi? Sì. Vedo che ti sei anche commosso. Sì, perché... mi fa questo effetto, cioè ci ho lasciato veramente il cuore, perché io personalmente lo adoravo, è una persona meravigliosa, incredibile, che io ero il suo farmacista, poi non lo conoscevo, lui veniva in farmacia, perché lui abitava lì vicino con Saghitta, Susanna e Carlotta, le ho viste piccolissime io nella carrozzina, poi ci siamo rivisti sul set di una pubblicità, ma dopo tanti anni, e lui mi disse: ma che stai a fare qua a te? Ma non stai in farmacia? Poi dissi: no Gigi, guarda che io dici, ma lo so, sei bravissimo. E lì poi da quel giorno ci siamo cominciati un po' a sentire, perché lui pensa che fece una cosa incredibile. Lui chiaramente era Gigi Proietti, stava sul set e c'erano un sacco di persone, facevamo una scena degli antichi romani, quindi c'era tutta una cosa, un allestimento, a parte il divertimento di stare con lui tutto il pomeriggio, perché era... Gigi Proietti era portatore di gioia a tutti quelli che gli stavano incontro. Questa era la sua vocazione, ma vocazione non è che l'ha acquisita dopo, lui è nato così. Io poi lo sentivi, quando ce l'avevi vicino lo sentivi. E quindi lui andò via dal set, siccome eravamo rimasti a chiacchierare, a barzellette, cose, mi fece chiamare dal suo assistente, che me lo passò, e mi disse: scusa, mi sono andato via, non t'ho salutato. Io rimasi, perché poi tra l'altro sì, mi aveva visto in farmacia qualche volta e mi volle salutare. Quindi questi sono quei messaggi di queste persone che sono immense dal punto di vista artistico, ma sono immense anche dal punto di vista umano. Perché è raro che le due cose arrivino separate, se tu... Non è facile da trovare, diciamo così. E quindi quando c'era la possibilità di lavorare con lui, però... queste 3 fiction che abbiamo fatto insieme, era una gioia meravigliosa. Stare tutto il giorno, noi ci vedevamo la mattina con le scene... Io andavo nella roulotte sua, cominciavamo a discutere, a parlare un po' pure le notizie, le cose. Era proprio, era come stare con un compagno di scuola con cui condividi tutto, cioè dalla barzelletta al divertimento, alla chiacchiera, al pettegolezzo, a qualsiasi cosa. Era veramente bello, bello, bello. Infatti quando finivano le riprese io me ne tornavo a casa l'ultimo giorno delle riprese sempre un po' con il magone, perché... Io durante le riprese ci vedevamo tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Certo. Poi ci siamo frequentati anche al di fuori del lavoro, ci siamo visti tante volte a casa mia, a casa sua, però l'averlo tutti i giorni a disposizione era una grande cosa, era bellissimo. Guarda, sai che tanti ce lo dicono, quindi noi appena possiamo ricordiamo Gigi Proietti, perché ricordiamo un grande italiano, un grande cultore anche della solidarietà, dell'arte, dell'amicizia, del voler bene. Tutto, c'ha un cuore enorme. Ci vediamo alcuni dei tuoi personaggi comici. Sì. E poi se ci vediamo. No, facciamo, più... leviamo la lagrimuccia, se no ci facciamo. Fa parte della vita. E poi al piano ci canti e ci racconti anche qualcosa sullo spettacolo. Vai. Siamo fanno molto bene, lo più da calone. Amo fanno molto bene, lo più.
Che succede? Disturbi? Mamma donna, buona panza. Hai bevuto troppo latte, l'ho sbagliato. Sei riuscito a mettere la sigiania pure qua? No, non lo so, mi dispiace, ma io che devo fare? Ma è così difficile fare televisione, volevo... Allora statene a casa tua, statene, invece di venire qui a rompere le scatole alla gente, va bene? Arne, la lavatrice l'ho comprata 3 giorni fa. Là c'è il pulsante, che tu pigi il pulsante e si apre lo sportello. No, signore, non può essere perché il pulsante è partito come progetto, la signora. L'otto picchi lui, signore, purtroppo l'otto è partito come progetto. Come si è rotto il pulsante? Pum, è partito, signore, lui. Arne, come si è rotto il pulsante? Signore, è normale, signore, perché se quello gira dentro, fote con filo da stilo, il pulsante è rompe. Quali personaggi troveremo a teatro? A teatro ci sarà, sarà Ariel, naturalmente, perché questa è la storia, cioè un rapporto tra un padre e un figlio molto articolato. Il figlio è Stefano Sarcinelli, che si improvvisa produttore, e ci sarà Leonardo Fiaschi, che andrà lì a fare i provini, interpreterà vari personaggi. Sono 13 personaggi e 3 attori in scena. Ah, abbiamo fatto per risparmiare un pochino, quindi bravi. Io farò Ariel, ci sarà il notaio, facciamo silenzio, è possibile, non è possibile, è impossibile, che farà il padre di Stefano Sarcinelli, esattamente, sono io praticamente. Esattamente. Vi aspettiamo, dovete venire Teatro assolutamente. Teatro Manzoni a Roma, tutti veniamo e tutti siamo qua pronti per cantare con te un minutino di... Noi è da Retta a Roma di Gigi Proietti, non vai, potevamo vai, fare vai, vai, vai. Dai, io ci provo perché non sono un cantante, ci tengo a dire. Ma sì. Noi è da Retta a Roma che t'hanno coglionato sto morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi te dicono che un morto si è ammazzato, allora è segno certo che l'hanno assassinato. Voglio cantar così, fiore de grano. Che fai non mi rispondi, mi canti no stornello, lo vedi chi è il padrone. Canta così, fiorin fiorello. Grazie a Gigi con tutto il cuore. Grazie Marco, buon vento, grazie per i tuoi ricordi, per la tua umanità e perché ci fai sempre tanto ridere. Grazie a voi, siete sempre davvero deliziosi, un bacio grande.